Che non faccio un vlog in italiano. Benvenuti alla mia realtà, appena svegliato praticamente. Oggi siamo a 18esima settimana, se non la sapete già sono incinta e ancora non ho fatto nessun vlog dopo che ho annunciato questa notizia. Non lo so, la vita è stata un po' strana in questi mesi, quindi ho fatto una piccola pausa dei vlog. Quindi grazie mille per la vostra pazienza, perché non lo so, sto cercando di navigare questa strada. Sono stata svegliata alle 7 perché ho fatto l'ordine sull'app di Esselunga, tipo la consegna della spesa. È l'unico spazio che è rimasto per la consegna, fascia orario diciamo, per oggi. È stato dalle 7 fino alle 9 di mattina. Ho detto vabbè, mica vengono alle 7 precisamente, magari vengono alle 8 o più verso le 9. Alle 7 e 5 praticamente il citofono è suonato, però vabbè, mi sono addormentata presto ieri sera, quindi va bene. Poi sto bevendo il caffè, che non lo faccio, forse bevo tipo 3 tazze in una settimana, perché in realtà la prima trimestre, si dice in italiano, mi veniva la nausea il caffè, e piano piano ho voglia, ma non ogni giorno. Stamattina avevo voglia di un caffè caldo, perché stamattina era un po' freschicello diciamo fuori. Addirittura, perché a Firenze fa caldissimo, a Firenze, ma oggi finalmente un po' di vento e freschezza. Allora, un sacco di cose da fare in casa oggi, che in realtà temevo un po' di fare un vlog del genere, perché non lo so, in un vlog che ho fatto 5 mesi fa ho ricevuto un commento dicendo tipo, ma noi non vogliamo vedere tutte le cose che fai in casa, un vlog chiuso in casa, ma che noia, facci vedere Firenze, l'Italia. Giusto, però la mia realtà, raga, è che io non esco tantissimo di casa, soprattutto adesso. La mia realtà è chiusa in casa a fare le commissioni, le cose di casa, pulizia, eccetera. E quindi se non vi piacciono quei tipi di vlog, pazienza, non li guardate. Però ho detto vabbè, è stato un commento, stica, continuo così. Quelli che vogliono vedere i vlog anche chiuso in casa, fare un cazzo, vabbè. Oggi devo pulire proprio la casa, perché in questi giorni ero proprio buttata sul divano e basta. Emilio sta fuori per lavoro, strano, come mai? E quindi io divento pigra quando non c'è lui. E quindi ho il lavandino pieno di piatti sporchi, ho ancora la spesa che non ho aggiustato, devo andare alla lavanderia. E anche stasera viene la mia amica e facciamo un movie night stasera, super tranquilla. Oh, innanzitutto, primo, facciamo colazione, perché di solito non faccio colazione subito quando mi sveglio, ma da quando sono incinta la prima cosa che voglio fare è mangiare. E quindi non lo so come mai,
ma ho una voglia di fiocchi di latte che è stranissimo. Se mi conoscete, dico, dite, ma perché, Sofì? Fiocchi di latte, cosa? Sì, non lo so. Come mai? Ma mi va tanto, tipo un craving. Ogni mattina mi va tantissimo spremuto di arancia. Questo l'ho trovato da Esselunga e mi trovo benissimo, è buonissima. Stamattina ho già tagliato una pesca e poi ho trovato questo da Esselunga senza lattosio. Non conosco i brand di fiocchi di latte, quindi ho preso qualsiasi. Ci vai sul fornello, amo. Buongiorno. Vediamo se è così quello che volevo. Oh yeah. Ogni mattina con la mia colazione prendo anche le mie vitamine pre-maman, prenatal. Ho trovato questa cosa su Amazon e poi lo riempio ogni settimana, così è più facile. Allora, oggi è sabato. Allora, cosa prendo ogni giorno? Ups. Questo è il come si dice? Multicentrum Mamma, che sarà come Women's Daily. Quindi prendo questo. Poi prendo un acido folico, vero? Folic acid. Poi prendo magnesio, che mi ha consigliato il dottore. Se solo questi piatti potessero lavarsi da soli. Meglio. Questa è la prima volta che mi trucco, raga. Non sto scherzando. In 2 settimane forse. Quanto cambia? Cioè, mi sento più viva. Allora andiamo alla lavanderia. Io mi sono vestita per andare alla lavanderia! E poi torniamo a casa. Allora, dato che siamo al 18ª settimana, tanti miei jeans, pantaloni non mi stanno più, quindi questi pantaloni sono elasticizzati, come si dice? Elasticizzati. Allora, tutto questo devo portare in lavanderia. Poi. Ma poi ragazzi, non capisco, ma siamo a Roma o siamo a Firenze? Cioè, se la gente non ha la chiavetta, che io non l'avevo per tanto tempo, è ovvio che buttano la spazzatura così fuori. Che schifo. Poi c'è una puzza abominevole. Buongiorno. Ok, lavanderia fatta. Comunque in questi giorni ci provo a uscire di casa almeno una volta al giorno per me stessa, non per passeggiare Leo. Ma ogni tanto non capita, non mi capita. Cioè, ci sono dei giorni che non esco da casa a parte di passeggiare il cane, e quindi ogni volta che esco è un successo per me, anche se è solo fare una passeggiata banale o andare a fare delle commissioni banali, ma. Allora, pranzo time. Io ho fatto una patata dolce arrostito con tofu marinato con salsa di soia, zenzero nel forno e fagiolini.
un bel po' di scatole per organizzare tutta questa roba, perché io non riesco a guardare più, mi dà un fastidio. Allora, al momento ho tutte le cose della pulizia qui, e anche tutti i detersivi. Oddio, questo lo devo organizzare pure, perché per me mi viene l'ansia questa cosa. Allora, tutti i detersivi sono qui, quindi stavo pensando di mettere qualcuno di là, così posso liberare un po' questo spazio. Allora ragazzi, adesso, fino ad ora, ho messo tutti i detersivi pieni, cioè backup, diciamo, laggiù, e quelli che utilizzo adesso sono qui dentro, e poi tutti i pezzi grandi sono qui e tutti i pezzi piccoli li ho messo qua. Poi salviette per Leo, utilizziamo le salviette per Leo qui, perché lo puliamo ogni volta che entriamo in casa. E vediamo eventualmente cosa metto là. Io ho appena messo l'aspirapolvere là, quindi questo è l'angolino della pulizia, diciamo. Cioè, non è super organizzato come mi piacerebbe. Infatti abbiamo tutto questo spazio là, che vorrei eventualmente, non lo so, appendere delle cose. Piano piano ragazzi, piano piano. Quindi questa mattina c'è una banana intera, fiocchi di farro, o più cereali di farro diciamo, semi di zucca, un po' di sciroppo di acero con yogurt bianco, così. Non so come mai, ma mi andava proprio l'acqua di coco, quindi l'ho ordinato per Esselunga. Non sapevo che Esselunga avesse l'acqua di coco, ma l'ho visto nell'app. Allora, ecco il pranzo, è lo stesso dell'altro giorno e l'ho riscaldato. Però questa volta ho fatto una cosa un po' diversa, ho fatto una salsa, diciamo, fatto con tahini. Che è tipo crema di semi di sesamo con un po' di salsa di soia, aceto di riso e anche un lime, così almeno un po' cambia. Forse sembra schifoso, ma è davvero buonissimo. Secondo me, però vabbè, il gusto c'è, quindi sì, così la prossima volta metto di meno brodo vegetale.